Politica e ringraziamo Laura Castelli del Movimento 5 Stelle in cui Matteo Renzi ha sversato, come dicevi, non soltanto gli ex compagni del PD, ora in MDP, ma anche i 5 Stelle. Ha detto da parte vostra ci sono state parole vergognose, rinunciate all'immunità e venite a rispondere delle querele in tribunale. Voi che rispondete, Renzi? Ma intanto noi non abbiamo mai usato l'immunità parlamentare, questo è bene che si sappia, però tutto questo discorso da parte di chi aveva promesso di abbandonare la politica e poi invece ce lo troviamo ancora sui giornali come massimo statista ci fa un po' ridere. Oltretutto addirittura pensa di essere dentro un complotto e non si accorge che il caso Consip è un caso molto serio dentro il quale sono coinvolti persone che stanno dentro il governo tuttora. Per cui siamo molto preoccupati di questo non comprendere la problematica grave di questa inchiesta Consip che coinvolge il governo per il quale noi abbiamo chiesto a Lotti di andare a casa e addirittura non si capisce se il governo vuole proteggere in qualche modo chi, secondo la procura, ha in qualche modo avvisato Consip del fatto che c'era un'indagine per corruzione tanto da potergli permettere di togliere le cimici. E credo che i cittadini insomma debbano conoscere bene questa storia e il suo modo di cambiare discorso è un po' troppo, cioè è pessimo per un paese insomma che dovrebbe seriamente pensare a questa cosa. Voi avete proposto la sfiducia, si voterà il 15 contro il ministro Lotti, sì. Il Partito Democratico è convinto di poterla respingere al mittente soltanto con i voti del PD, c'è un'incongruenza e volete colpire anche quella tra la posizione di Marroni che comunque è stato scelto dall'esecutivo e la presenza di Lotti, pensate di agire anche nei confronti dei vertici Consip? Beh, l'assurdità è che nessuno di questo governo agisce né su Lotti e tantomeno sull'amministratore delegato Marrone, cioè, non possono avere tutte e due ragione e quindi se questo governo prende una posizione e in qualche modo decide di fare qualcosa su questa vicenda che ha fatto sperperare un sacco di soldi pubblici, allora non ci possono essere due vincitori, il governo non può proteggere entrambi, allora in maniera un po' provocatoria che Renzi in qualche modo se la mozione per togliere di mezzo Lotti passasse allora che non si presentasse come prossimo candidato premier, insomma l'accusato e l'accusante che stanno ancora sulle proprie poltrone. Castelli, veniamo a oggi all'aula, si discute dopo 8 anni dalla morte di Elena Englaro della legge sul testamento biologico, voi vi siete dichiarati pronti a votarla, non ci sono ripensamenti dell'ultima ora, si va verso un'approvazione veloce? Assolutamente sì, siamo molto orgogliosi di aver fatto il solito processo sulla rete, sul web, sul portale di Rousseau, abbiamo chiesto ai cittadini che cosa volevano su un tema che in qualche modo è etico, per cui coinvolge moltissimo le persone e quindi in maniera molto sicura andiamo avanti con la posizione favorevole che ci è stata espressa dai nostri iscritti. Grazie a Laura Castelli. Grazie a voi.